Ogni anno, la terza domenica di novembre, viene celebrata in tutto il mondo la giornata del ricordo delle vittime della strada. Ad Agropoli, l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada Ollus ha voluto ricordare la memoria dei propri cari presso il centro sportivo Jugend, incontrata Fuonti ad Agropoli, dove si è tenuta la quarta giornata di campionato calcio a 5 femminile Serie C Campania. La partita ha visto competere la SD Progetti per Debbie Angels Agropoli contro il progetto Sarno Futsal. L'evento è stato organizzato dalla SD Progetti per Devi, unitamente all'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Ollus, che insieme hanno fatto richiesta alla FIGC Regione Campania di osservare un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio a 5 femminile in ricordo di tutte le vittime della strada. Quest'anno abbiamo incentrato la giornata del ricordo tra sensibilizzazione e sport. Quale migliore occasione per far capire ai ragazzi l'importanza della vita? Niente, ricorderemo tutte le vittime della strada sul nostro territorio, e purtroppo ce ne sono tante anche da noi. E ci sarà, io ho chiesto alla Federazione, alla FIGC Regione Campania, un minuto di silenzio in tutti i campi di calcio femminile, di calcio a 5. Dunque anche stasera ci sarà un minuto di silenzio per ricordare le tante vittime della strada. Spero che, come sempre diciamo, queste cose servono a far capire che cos'è la vita. Basta un attimo e non ci sei più. Purtroppo quest'anno, come ci sono state tante vittime di distrazione, purtroppo si usa il telefono, gli sms alla guida, e questo non va bene. Dunque cercare di far capire ai ragazzi che la vita è importante e non si deve distrarre assolutamente, e specialmente alla guida uno deve stare attento. Finalmente, dopo anni di lotte, il crimine stradale è stato approvato. Diciamo che ci hanno dato un po' il contentino, perché quello che volevamo noi in effetti non c'è stato. Però mi rivolgo soprattutto ai magistrati a livello provinciale, visto che siamo su Salerno, di dare pene certe, perché la legge esiste, e che quando succedono e accadono cose del genere si deve dare la giusta pena, perché serve per monito ad altri di non delinquere sulla strada. La tua associazione non è presente soltanto una volta all'anno sul territorio, no, ma si occupa di diverse manifestazioni a 360 gradi durante, sì, tutti i 12 mesi dell'anno. Di solito cerchiamo di portare le iniziative nelle scuole, cerchiamo di portare, di fare dei corsi di prevenzione, di solito si fanno tante cose nel corso dell'anno, chi con concorsi di poesia, chi con... due anni fa noi abbiamo portato il pullman azzurro ad Ogliastro Cilento, che è stata una bellissima esperienza, cosa che avrei voluto fare anche negli altri comuni. Purtroppo da parte dei sindaci non c'è l'impegno, non c'è la volontà di cambiare realmente il sistema. Purtroppo da soli non è che possiamo riuscire a fare molto, dunque c'è bisogno anche della loro presenza e del loro aiuto. Che cosa ne pensi dei rilevatori di velocità e quanto influiscono sulla guida e sulle persone, insomma sullo stato d'animo delle persone? Allora, devo dire che io sono d'accordo, però è anche giusto dire che non c'è bisogno di avere solo un rilevatore su un posto e poi lasciamo scorrere a velocità sostenuta. Purtroppo certe cose vanno fatte con criterio e con giusta causa, cioè per prevenire bisogna fare più di questo che è un rilevatore di velocità. Quali secondo degli interventi da attuare in un comune per scongiurare questo pericolo? Allora, innanzitutto io mi sono battuta da anni per le zone 30, massimo di 30 km orari nelle aree urbane, perché è giusto, però è normale che bisogna attuare la zona 30, ma la zona 30 va anche osservata, non bisogna mettere un cartello e poi lasciare tutto al caso. Bisogna far osservare le regole, questa è la buona prevenzione. Abbiamo questa bella intervista con un tuo messaggio di sostegno ai tanti familiari che questa sera
ancora ricordano, ecco, i propri cari che purtroppo non ci sono più. E soprattutto diamo un messaggio anche ai giovani che molte volte con incoscienza si mettono alla guida, magari sotto l'effetto dell'alcol o degli stupefacenti. Che cosa gli diciamo? C'è stata un'iniziativa che abbiamo fatto in discoteca, che era quella: chi guida non beve, chi beve non guida. Io non dico di non bere, perché comunque i ragazzi non ascoltano, purtroppo. Allora diciamo, se proprio volete bere, almeno una volta a settimana cerchiamo di fare a rotazione. Noi lo chiamiamo il guidatore scelto. Una volta a settimana uno nel gruppo decide di non bere, di portare a casa sani e salvi tutti quanti gli amici. Poi chi rispetta le regole vince la vita, dico sempre io. È stato un immenso piacere praticamente dare disponibilità della struttura di mia proprietà qui a questa associazione, perché sono cose belle. Certo, vedere tutte queste persone anche di Agropoli decedute a seguito di incidenti stradali ti dà i brividi alla pelle. Che dire, che comunque alla fine è un piacere. Io ogni anno metterò comunque a disposizione, se loro vorranno, questa struttura, perché fare sociale è sempre una bella cosa. Questa manifestazione è nata anni fa, dopo purtroppo il tragico evento, ha una importanza notevole. Intanto noi ricordiamo una ragazza che non c'è, in una età giovanissima, una perdita chiaramente incolmabile per tutti, ma anche per i genitori. Abbiamo sempre cercato di collaborare per quello che ci poteva, quello che si poteva fare, ma ovviamente non basta. Dobbiamo ricordare tutti e fare il massimo. Loro hanno avuto una grande forza d'animo, hanno fatto questa squadra femminile per ricordare la loro figlia. E io mi medesimo in loro, e questo è un motivo validissimo per poter andare avanti, perché fanno divertire altre ragazze. E anche con il torneo internazionale, se ti ricordi, hanno partecipato come angeli per ricordarla. Hanno ricordato anche le vittime della strada alla cerimonia di presentazione, e quindi mi fa molto piacere essere qui con loro, e li spronerei tutti e due, sia la madre che il padre, ad andare avanti. Stanno facendo delle ottime cose e hanno il nostro grande appoggio.